Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Watch Dogs Legion. È una preview e come tutte le preview è la prima volta che avvio il gioco. Andiamo subito a provare la campagna. Abbiamo anche il tutorial. Andiamo al tutorial, cosa ci dice? Navigazione, guida, hacking, menu, progresso. Ok, iniziamo subito il gioco. Campagna, nuova partita. Difficoltà del gioco va benissimo, normale. Morte permanente. Questa è una bella cosa. Se la morte permanente è attiva, gli attivisti smuoiono e vengono rimossi permanente dal gioco se subiscono danni letali. Beh, questa è una bella feature. Formidabile addirittura. Avvia. Conferma. Il caricamento è un po' lungo e siamo su SSD. Ok, ci siamo. Ubisoft. Ah, Londra, che città! Storia ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla. E solo una notte per distruggere tutto. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Sono dentro. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione, Dalton. Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Ci siamo. Ho adorato il fatto che i dialoghi erano in italiano. L'intro sembrava un po' Mission Impossible, però va bene. Allora. Ok, ci per accucciare. Distrai. Cos'è il distrai? Andiamo. Distrai. Distrai, non so cosa. Ah, ok. Classico. What? Mi sa che ti ho fatto male. Cioè, con due pugni? Fico. Ok, control, giro l'angolo, perfetto. Indaga sulla minaccia al Parlamento. C. Linkiamo, apriamo. Fai e proseguiamo. Fai il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? La camminata è già la corsa, lui corre già di default, non devo premere nessun tasto. Ok, quindi scavalca. Ah, così, da qua. Perfetto. Andiamo in stealth tipo Mission Impossible. Questo sforzo fisico che ha fatto per salire un muretto di mezzo metro, però va bene. Ah, ok, i soliti... Link. Quindi qua ci mettiamo così. Ci abbassiamo. Lo linkiamo. Aspetta che possiamo fare qualcos'altro. Innesca trappola. Andiamo. Buono, ottimo. E dov'era? Ce n'è un altro.
Innesca trappola anche qui. I loro profili sono super criptati, nessuna informazione personale. Praticamente dei fantasmi. Ho rottura guardia schivata. Perfetto. Ah, c'era la trappola qua. Io ho visto un Daytona comunque. Cosa stava scrivendo? DeadSec? Ok. Merda. Hanno scatole piene di roba del DeadSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so, ma qualcuno vuole far sembrare che il DeadSec sia stato qui. Ok. Merda. Link procedi attivato. Con estrema cautela, Dalton. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili. Non credo sia un caso. Tira. Beh, l'ambientazione è molto carina. Si può aprire questo, no? Ok. Cazzo, questo posto è pronto a saltare per aria. Orco Giuda. Gesù, quei contenitori. Bagley non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bagley? Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo, vado subito. Allora facciamo stealth o li eliminiamo tutti. Quindi si può scegliere come procedere. Già questo mi stava sgamando. Il problema è che se spariamo qua moriamo. Questa è tutta... Ah, il corpo non si può prendere. Vediamo. No. Quello sta arrivando di là. Vediamo se riusciamo a non farci vedere da quello. Piano. Voglio fare il giro. No. Ok, allora facciamo così. Ci andiamo di fronte. Ah, ce n'è uno dietro. Dobbiamo distrarre anche l'altro. Siamo in una posizione un po' scomoda. Va bene. Passiamo così. Ci hanno preso su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Lui ci ha beccato. Se arrivi al detonatore. Non so perché non ha dato l'allarme, forse perché ancora siamo in tutorial, non capisco, forse perché hanno... vogliono un po' più di tempo per dare l'allarme, però ci stiamo qua nell'angolo. Tutto ok. Portalo indietro. No, Vabbè, lui non lo vede. Ah. Strano che non si possa prendere il corpo. Però va bene. Questo control che spunta in ogni muro mi fa diventare pazzo, praticamente. Però va bene. Ah, lo vediamo anche da qua. Guarda se quel pallino lì. Boh. Ci siamo quasi. Dai, calcio, dai. Bravissimo. Tanto per non far rumore. Però va benissimo. Comunque belle scarpe per andare... Sì, è tipo un po' alla Mission Impossible. La Camera dei Comuni. Chiunque siano questi tizi, devono avere le palle per prendere di mira il governo. Disattiva il detonatore. Innesca trappola. Ah, è questo. Ecco il detonatore. Ed è già innescato. Bagley, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bagley. Aspetta, forse conosco un modo.
Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Cerca di sbrigarti. Ok, Bugly, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Ci conta. Abbiamo compagnia sul retro. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bugly? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Tra poco si balla. Cazzo. Ce li ho addosso, prova a trattenerli. E adesso credo che si faccia sul serio. Occhi aperti, cerchiamo bene. Fallo smettere! Io ci avevo un innesco da qualche parte. Controlliamo anche gli angoli. Novità, Bugly! Diciamo solo che il livello di sicurezza antintromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. Bugly, dimmi che stai per finire! Sì, si sbriga. Ho girato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Un robot che comunque non riesce a fare il multitasking e dice se mi interrompete non riesco a continuare è bellissimo. Però va bene. Siamo... Vai. Oh, ma che bella pistoletta che c'ho. Mi piace. Lo shooting è veramente carino. È divertente. Altri che vogliono morire? Perché non mi posso mettere qua, no? 71, non ce n'è più? Stavo divertendo onestamente a uccidere. Però va bene. Ok. Perché c'ho la maschera antigas? Perché ognuno, ogni personaggio ha una maschera che dà le sue caratteristiche e le sue skill. Mi servono le tue appendici fisiche ora. Come appendici fisiche? Ah, le mani. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra. Uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente, tira quel filo. Se mi fai saltare in aria... Bomba disinnescata. Visto? Non è stato difficile, no? Bugly, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bugly. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Ah, tieni premuto shift per scattare, così Sabine, possiamo correre. Che succede? Siamo sotto attacco! È un massacro! Da protocollo dobbiamo cancellare tutto, anche Bugly. Mi serve per il trasmettitore. Lo so, ma nessuno deve sapere quel che sa Bugly. Nomi, operazioni, luoghi... Ok, farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Ok, Bugly è andato. Sei da solo ora. Ok. Dalton, non si va male. Premo V, ma... Ci vediamo dove è stabilito. Lo fa un secondo... Ah, ecco, questa, controlla. Buona fortuna. Controlla. Poi questo scarica per la chiave. Ok. Pieno stile Watch Dog praticamente. Dovremmo avere adesso la chiave. X. Ah, questa è la ruota.
Dobbiamo le armi. Questa è una bomba. E questo è corpo a corpo. Ne andiamo con l'MP5. Apri. Chi se ne aspettava? Porca. Si fanno malissimo. Control. Ci sono le bombole. Pam. Quello chi è? Ma ha fatto un malissimo quello lì. Sì, sei rimasta sola. Ti sparo alla gamba. Succede qualcosa. Ti ho sparato per forza in testa. Che sono più dure a buttare giù. Ok. Non me lo aspettavo completamente che questo agguato, però ci sta. Questa non ha molto senso, però va bene. Apriamo. Ok, le scale per arrivare sul tetto. Ma non c'è un ascensore? Se l'hai aspettato un ascensore sarebbe stato più bello. Magari che crollava, boom. Faceva boom boom. Quest'uomo è una lotta contro il tempo, poraccio. Ma che lavoraccio che fa? Cosa? Si sta infettando tutto. No. Ottimo lavoro, cosa? Tanto fuori. Eroico Rosso. Che cazzo saresti tu? Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini. Figo questa scena. Esatto. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. Oh mio Dio. Una serie di esplosioni hanno seminato distruzione in 3 luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime. Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata. Una conferenza stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al DedSec. Ha avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del DedSec. Un severo monito a tutti gli aspiranti di membri. I più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno... I cittadini onesti di Londra, grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione. I disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere il piede. Circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DedSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. I nostri reporter non hanno trovato un solo londinese disposto a esporre pubblicamente tali teorie. Infatti, non
serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il DedSec da sola. Hackeriamo il sito est di Londra e vediamo chi è disponibile. Ok, a tir. Sono Claire Waters e in questo episodio di Buccaneer Radio parliamo del gruppo di attivisti digitali e presunti terroristi del DedSec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Che ne pensi, okay. Colin? Lo dico R lo controllo. Che avremmo dovuto sbatterli in galera. Figo! Questa adesso mi piace. Dico che bisognerebbe fucilarli e basta. Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Toan? Hai visto in che stato un gioco città? Nel gioco, mi piace questa cosa. Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente. È ancora più bello di quello che mesi. C'era nel 2. Praticamente. Sento puzza di capro espiatorio. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Hai perfettamente ragione, Claire. Il governo ha incastrato il DedSec per far credere di avere il controllo della situazione. Probabilmente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attentati, ma questo non fa bene alla loro immagine, no? Adoro i salti DedSec di questo ragno. Bianco, quale miglior capo espiatorio? Angie, tocca a te. Tu cosa pensi di tutto questo? No, penso che il DedSec abbia rivelato la sua vera natura. È terribile pensare che per anni li abbiamo lasciati agire indisturbati. Terroristi. Come cammina? Nati e cresciuti sotto casa. Il DedSec ti fa più paura delle varie bande di Londra, tipo il clan Kelly? I Kelly al massimo ti incendiano il negozio o ti ammazzano. Non si sognerebbero mai di mettere una bomba al Parlamento. E ora tocca a Crypto King. Ti senti più sicuro usando uno pseudonimo? Tutti dovrebbero usarne uno. Perché permettere loro di controllarci ora che sappiamo di cosa sono capaci e fin dove sono disposti a spingersi? Aspetta, stai parlando del governo? Stai dicendo che secondo te il governo è responsabile degli attentati? Oh, fidati, Claire. Non l'hanno fatto da soli. Sono tutti responsabili. Il governo, Albion, il Sears, Bloom, quella stronza di Sky Larsen, fino a Downing Street. Vogliono tenerci nel terrore, domarci col controllo della mente, sfruttarci fino all'ultima goccia di sangue e quando saremo morti vendere i nostri cadaveri. E cosa suggeri? Merda, la situazione è peggiore di quanto credessi. Ah, ma un candidato c'è. A quanto pare sei tu l'unica speranza del DedSec. Ok, credo che adesso dovremmo scegliere il nostro personaggio iniziale per poi andare a sbloccare tutti gli altri. E ne abbiamo tantissimi, ognuno con una skill differente. Allora, vediamo un po' cosa scegliere. Contrabbandiere, questo già mi piace di più. Poi abbiamo lei che fa Story the Reality, intrattenitore, c'ha la moto. C'ha la moto, signore, c'ha la moto. Già questo è un punto a favore. Questo raccomandese convalescenza, squadra più breve. Investitore. Questa è la faccia di uno molto furbo. Contatto della polizia, detenzione, squadra più breve. Ha una linea telefonica privata con il commissario della polizia. Ah, un infiltrato. Veicolo sportivo, questa è ricca. Ha comprato un'auto sportiva da 200.000 sterline. Sviluppatore di videogiochi. Hack fulminio, ricarica hack breve. Gestisce un forum di hacker sul dark web. Ok. Ha pubblicizzato una recensione della National Gallery Spazzatura. Piede di porco, chiave inglese, tecnico riparatore, ex rappresentante sindacale, che potrebbe essere già questo un candidato ottimo per il nostro inizio in quanto è una persona normale, molto più normale degli altri la definirei. Allora, quindi siamo indecisi tra contrabbandiere, il tecnico, sviluppatore di videogiochi, sembra un po' scontato. Cioè, bibliografia, vediamo, età 18, occupazione sviluppatore di videogiochi, salario 20.000. Ok, contatto nella polizia, Catriona Andrei, Ruth Moore, che è la zia. Quindi lui ha un... Ah, ma c'è proprio tutto, quindi nella polizia c'ha sua zia.
Ok, lui invece... Kati Patrescu è una sorella, ha i legami. Anna G, funzionaria dell'immigrazione, è deceduta. Lui guadagna poco, ha 47 anni. Ha un salario veramente pessimo, 13.900 sterline. Scusa, quella che si è comprata la macchina? C'era una che aveva la macchina. Quanto guadagna per comprarsi un veicolo del genere? Ah, ecco, 89.000 sterline all'anno, cioè... Il Dez ha recuperato i suoi documenti di cittadinanza che gli erano stati sottratti dal datore di lavoro. Quindi prende lui, è il classico poverino italiano che lavora sottopagato e il datore di lavoro gli fa i soprusi. Dona alle organizzazioni di sinistra, non può più entrare nel pub di quartiere per i danni che ha provocato, quindi sarà ubriacato, poverino. Membro di un club di ballo ora... Bollette non pagate, non va dal dottore da 5 anni. Andiamo a vedere l'altro invece, l'investitore. Lee Cunningham, migliore amica. Non ha passato l'esame della patente per la moto, ma c'ha la moto. No, questo è l'apoteosi. No, lo sfigato no. Non mi piace. Allora, congedato dall'esercito per insubordinazione. 37, salario 164.600 sterline. Sei ricco. Bruce Holloway, Annie McCurry. Ok, questo è il contrabbandiere. O questo o questo. Questo mi piace di più. Allora, vediamo un po'. Lei ha 18, lui 45. Occupazione investitore, salario 15.900. Lea Cunningham, migliore amica. Ascolta il podcast di cucina. Frigo frugale. Ha un tumore al cervello, poraccio. Supporta il reddito di base universale. Allora, ha partecipato agli Oliver Awards. Invece lui dona alle organizzazioni di sinistra. Danni, membro di un club di ballo. Bollette non pagate, non va da 35 anni. Dunque, oppure abbiamo questo. Secondo me questi sono quelli un po' più forti di tutti. E questi qua sono, perché questa è una giocatrice di rugby, quindi questa fa malissimo. Allora, o questo o questo. 1, 2, 3. Andremo su Alex Sani, investitore, perché ha la faccia da furbo. Quindi, benvenuto nella resistenza. Alex Sani sarà il primo membro della tua squadra del DedSec. Continua a farlo crescere reclutando nuovi membri. Conferma. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Se vuoi dedicarti alla causa, il DedSec ha bisogno di te. Ti invio le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Ok. Come dissero in Matrix, bene signori, siamo dentro. Beh, diciamo che siamo spuntati in un quartieraccio allucinante. E la spazzatura, come sempre, ovunque. Ma questo lascia i computer così? Ah, proprio così, abbandonati? Ma va i tubi, ma va della... E c'è anche una macchina, quindi potremmo prendere già subito questa macchina. Aprire la mappa con tab, andiamo a vedere. È naturalmente tutta oscurata. E dovremmo andare qua. Perfetto. Facciamoci un giro in questa Londra. Non si può camminare? Ah, vuole che proprio saliamo sul veicolo? Vabbè, proviamo la macchina. Io mi farei una passeggiata a piedi dopo. Ah, scusate. Hai ragione, la guida è a sinistra. A parte che sono in... Oh, sono in divieto... Madonna mia, controsenso. Però la guida non è a destra, è a sinistra in Inghilterra. Questo sarà un casino, infatti, devo camminare sulla sinistra. Ok, però non vedo i cartelli di senso vietato però. Ah no, perché la guida è a sinistra.
Quindi vedevo questo cartello qui e dicevo, cacchio, la segnaletica. Piano, insomma, ci ammazzano qua. Ok, scendiamo un attimo dal veicolo e ci facciamo una passeggiata. Questo che sta facendo? T'ho beccato, eh? Che stava facendo quello? Guarda la macchina che c'è. Perché l'ho messa. Però dai. Soprattutto non si... Ah, ecco, grazie. Non si può togliere la musica? No. Non si può spegnere la radio? No, eh. Vabbè. È fighissimo sto personaggio. Dai, il classico tipo che va in giro e frega la gente, mi piace. Facciamoci una passeggiata. Come si fa a camminare? F1 comandi? No. Forse con Alt. Alt. Alt cammina. Che bella macchina questa, eh. Lì c'è un drone. Si può aspettare l'autobus? Oh, che bella macchina. Ah, qua. Futuristica. Eh sì. E quelli dovrebbero... Questi dovrebbero essere i taxi senza conducente sopra. Sì, peccato che c'è sempre musica. Ok. Che si sente anche da fuori. Perfetto, quella è la Rolls Royce di prima. Non posso fare niente per adesso. Quella è la macchina di 007, uno dei primi. Ok, bene signori, chiudiamo il nostro gameplay qui. È una preview. E come tutte le preview non lascerò nessun commento e o valutazione. Per supportare il canale basta un like o un commento e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.